Allora, mister, siamo alla vigilia della sfida con il Lanciano, insomma, un Empoli che sta attraversando un momento magico. Loro di più. Loro di più. Vedendo da punti, sì. Le ultime 10 partite hanno fatto più punti di noi, hanno fatto 21 punti in 10 partite, nelle ultime 15 hanno perso due sole. Se una squadra ha questi numeri in un periodo di tempo così lungo è difficile possano essere casuali, quindi si trova una squadra in un grandissimo momento. Nelle ultime 5 trasferte non l'hanno mai persa, quindi è partita di grande livello di difficoltà materiale, di grande livello di difficoltà mentale, perché questi avversari non hanno una classifica che corrisponde al loro momento attuale, quindi c'è anche il rischio di non rendersene conto. Senti, mister, all'andata fu, diciamo, la partita della svolta, però a maggior ragione rispetto a quello che diceva prima, insomma, sarà un Empoli diverso e un Lanciano diverso, quindi una partita completamente differente rispetto a quella di un girone fa. Penso proprio di sì, è una squadra che ha superato le difficoltà, che in questo momento sta bene. Noi l'abbiamo fatto qualche giornata prima di loro, per fortuna, e quindi ci siamo tirati fuori dalla situazione difficile e si stanno tirando fuori anche loro, perché gli ultimi risultati li stanno portando in situazioni di classifica molto più serene. La squadra come l'hai vista in settimana? L'ho vista abbastanza bene, sinceramente, però sai, ho detto questo. È una partita mentalmente difficile, perché il rischio è quello di non rendersi conto e domani in campo troveremo una squadra vera e troveremo una squadra che cederà delle grandi difficoltà e ci concederà delle opportunità. Bisogna migliorare la gestione delle difficoltà, perché ad Ascoli, dopo aver dominato la partita, alla prima difficoltà che ci ha presentato la partita non l'abbiamo saputa gestire bene, non abbiamo avuto grandi capacità di reazione e abbiamo tenuto il risultato un video fino alla fine. Quindi nella gestione delle difficoltà che inevitabilmente si presentano nell'arco di una partita c'è da fare dei passi in avanti. Ecco, poi domani c'è lo stimolo del match point, salvezza, domani si può chiudere definitivamente questo discorso? È chiaro, per noi è una partita importante per questo, per chiudere definitivamente questo tipo di discorso e farlo un altro. Chiaramente se ci riusciamo subito diventa più facile fare altri tipi di discorsi, se no diventa più lunga e diventa difficile. Senti, cercando un po' il pelo nell'uovo, no? Le squadre che giocano 4-3-3 sono quelle che forse un capellino hanno messo più in difficoltà noi, anche se poi ci sono delle eccezioni, che di Verona con il 4-3-3 l'abbiamo umiliato. Questo ti preoccupa un po', il fatto che Lanciano verrà a giocare con questo assetto che, ripeto, è quello che magari un pochino di più ci ha messo in difficoltà? Io sinceramente non mi ricordo le squadre che hanno fatto il 4-3-3 contro di noi. No, vale. Grandissime. Cittadella. Cotone stesso. Però ne mi sembra era un 4-2-3-1 contro di noi. Sì. Però. Ma teoricamente non dovrebbe essere un modulo che ci dia grandi difficoltà, poi chiaramente dipende sempre dall'interpretazione e dagli interpreti. In questo momento loro hanno interpreti che stanno benissimo e che stanno facendo benissimo, hanno un gioco che è spettacolare e anche redditizio. Possono concedere qualcosa, ma sicuramente prima o poi metteranno difficoltà agli avversari, perlomeno questo è quello che ho visto nelle ultime 4-5 partite di loro. Anche non quello è. Negli ultimi tempi l'abbiamo fatto sistematicamente anche noi, però bisogna tenere presente, è una partita difficile, te l'ho detto, e se viene qui il Padova, dal nome ci si rende conto tutti, è una partita difficile, se viene qui il Lanciano può essere più difficile rendersene conto, e questo la rende un po' più pericolosa. A livello fisico come stanno, visto? Non hai troppi ricambi purtroppo, no? Soprattutto in certi reparti. C'è un'altra partita vicina, anche se il pensiero deve essere per forza di volta a quella con Lanciano, però magari insomma. Un'altra partita vicina, ce l'abbiamo 4 in 12 giorni, mi sembra. Quindi come la vedi anche visto insomma la situazione? Guarda, a livello di dati relativi ai test fisici siamo vicinissimi a quelli di dicembre, quando la squadra era in evidente buone condizioni fisiche.
e poi da qui a, a pensare che si possa reggere quattro partite è diverso, perché poi bisogna vedere come si esce dalle partite, bisogna vedere che condizioni di campo si troverà e come si esce a livello d'acciacchi, e quindi diventa, secondo me, in questo momento invalutabile, e saranno situazioni poi da gestire partita dopo partita e vedere come poterne uscire fuori il meglio possibile. Chiaramente da un ciclo di quattro partite in 12-13 giorni non è sicuramente semplice, e questo mi fa tornare alla mente al fatto che siamo stati fermi un mese a gennaio. Poi, senza farti arrabbiare, un po' di turnover potrebbe fartelo mangia, perché domenica vengono le convocazioni all'Under 21, potrebbero portarti via. Sarebbe inaudito che per due amichevoli si andasse a falsare un campionato, perché non si può parlare di dire se andare a falsare un campionato. Poi c'è il rischio grosso, se col Bari possa mancare. Se queste sono eventualità in questo momento, se poi saranno delle certezze, ti dirò cosa ne pensi. Certo. Senti, mister, comunque possiamo dire che questo è un po' il momento chiave della stagione dell'Empoli, perché comunque la salvezza, insomma, possiamo dire che c'è o c'è quasi. Chiaro che insomma da qui a Pasqua quasi non conta. Però comunque quasi è come il palo, eh. Però insomma da qui a Pasqua possiamo capire se questo Empoli è da playoff. È chiaro, per noi è un momento importante. Intanto andiamo a prendere la salvezza, perché a me quando le cose si danno per acquisite mi piace poco, perché te l'ho detto prima, quasi è palo, e quindi noi andiamo a prenderci questi punti che ci manca per la salvezza, e se ci si riuscisse velocemente e possibilmente domani, è chiaro che con 11 partite a giocare si può avere un altro tipo di scenario. Sappiamo che per noi in questo momento fare 4 partite in 12 giorni sarà problematico, quindi vediamo di tirarci fuori il massimo di quello che possiamo fare, però sarà sicuramente problematico. Con 36 punti in palio non andrei a fare tanti tipi di discorsi di programmazione, ma andrei a giocare queste partite una alla volta, senza tante tabelle, senza tanti discorsi, perché se si guarda la classifica di 12 giornate fa si vede ante aleatorio avere una posizione in classifica con 36 punti da giocare. Però mister, è comunque andato di fatto che rispetto all'ultima stagione in cui l'Empoli ha fatto i playoff, questa squadra ha 4 punti in più a questo punto del campionato, rispetto all'ultima volta in cui è andato in Serie A direttamente ha soltanto un punto in meno. Questa testimonianza del campionato straordinario che sta facendo questa squadra, questo insomma penso sia un merito che nessuno a questo punto vi può togliere. Probabilmente erano campionati diversi, probabilmente erano campionati più con la classifica più ristretta, perché nonostante i punti che noi abbiamo fatto, siamo sempre a parlare di dover fare ancora qualche punto per essere salvi matematicamente, e stiamo sempre a parlare di una squadra e di un campionato che è anche a rischio playoff. Sì, però matematicamente non saresti salvo nemmeno vincendo domani, se vai a guardare la ritmo. Matematicamente no, ma statisticamente sì, ma statisticamente se si va a fare il gioco degli incassi siamo già salvi. Io penso che quest'anno con 49 punti ci sia fortemente rischio play-out, poi dipende dal cammino che faranno le squadre di testa e dal cammino che faranno alcune squadre che in questo momento sono in una situazione di classifica abbastanza complicata, e che nelle prossime 3-4 partite vedranno o avere ancora qualche speranza di salvezza o no. Senti, a proposito di meriti, secondo me quello che avete avuto, al di là dei 50 punti di salvezza, playoff, Serie A, è quello di aver riacceso parecchio l'entusiasmo nella gente, nei tifosi. Ci sono state anche in settimana delle testimonianze, e molti indicano anche te, no? come fautore di questo, da tanto tempo che il mister non veniva così portato in alto. Da questo punto di vista ti chiedo, umanamente, al di là dei risultati sportivi che spesso vanno chiaramente a braccetto, che ti dà questo? Che sensazioni hai? Come la stai vivendo? Come la stai anche gestendo? Sai, noi abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente che non ci mette pressione, che ci dà grande tranquillità.
nel lavorare anche nell'affrontare delle partite, perché non si sente mai una pressione particolare addosso, non si sente mai un'esaltazione particolare, questo è estremamente positivo, non si sente, non ci sentiamo mai attaccati in maniera particolare, questo è altrettanto positivo. Poi io penso le squadre hanno delle caratteristiche che sono magari innate nei loro giocatori base, e questa è una squadra che può far divertire più il pubblico e l'allenatore, perché è una squadra che la partita in frigorifero non la mette mai, quindi è chiaro che da questo tipo di caratteristiche possono far venire fuori delle partite divertenti. E poi per quanto riguarda me, in certi momenti della partita mi piacerebbe anche avere caratteristiche diverse, però sinceramente questa è una squadra divertente da vedere, ma è divertente anche da allenare. Ma la soddisfazione umana che ti arriva qual è? Cioè, c'è anche l'uomo, no? Prima dell'allenatore. Penso di essere vecchio abbastanza per sapere che i giocatori fanno e disfanno la squadra, cioè nel senso che non bisogna a volte prendersi meriti che non si hanno, e tante volte siamo costretti per gestione, per tipo di responsabilità, a prendere dei meriti che non si hanno. Quindi ci sono delle squadre che è impossibile far giocare meglio, e questa è una squadra e secondo me, anche se la Leni Custode, gioca abbastanza bene. Bella questa. Ma sugli pure qui a sparare gli infortunati, come stanno anche le varie situazioni da caso di Nevan? Si stanno allenando con continuità, con buona intensità. A caso li ho già fatto un tratto di allenamento insieme al resto del gruppo. Si sta andando a valutazioni di giorno in giorno, no? Non... Tamiluci è lontano. Tamiluci penso sia abbastanza lontano, come logico, non siamo ancora al quarto mese, quindi siamo a 3 mesi e mezzo dall'operazione, e quindi penso che la prospettiva minima sia altri 30-40 giorni. Ma Levan si sta allenando, per il momento non ci sono problematiche. Quindi si spera di averla a disposizione nel giro di una settimana, a questo punto di un massimo 10 giorni, si spera di recuperare Tonelli molto velocemente, oggi aveva gli ultimi controlli, quindi penso che possa riprendere in pieno. Quindi martedì Tonelli potresti avere? Ora per martedì sinceramente non lo so, è un ragazzo è fermo da un paio di settimane e quindi anche se c'è l'ok dei medici per riputarlo dentro, si parla di un ok dal punto di vista clinico, certo. Poi dal punto di vista dell'efficienza sportiva è importante avere per domenica il discorso anche la mano, speriamo di no. Ma io su questa assenza te l'ho detto, io non lo so in questo momento, mi sembrerebbe in un momento in cui è ferma la Serie A chiamare i giocatori di B che fanno 4 partite in 12 giorni, mi sembrerebbe una bestemmia,